buongiorno. Ci svegliamo sugli aspetti nutrizionali. Cardarelli, buongiorno. Ciao. Attenzione che dopo facciamo le domande col questionario ECM. Bentrovati, grazie per l'invito. Sono qui a parlare di alimentazione, dieta, un po' ambiente. Mi è stato scritto come affiliazione solamente quella dell'ISDE, che comunque rappresento con onore, che è un'associazione che appunto si occupa dell'impatto sulla salute dell'ambiente. Quindi cosa impatta sull'ambiente, non dico più del cibo, ma quanto il cibo, sicuramente anche altre cose, ma il cibo sicuramente ha un grosso impatto sull'ambiente, quindi riveste un ruolo molto importante sulla nostra salute, nel bene e nel male, secondo i metodi di produzione, come ci ha detto appunto Bruno. Faccio da nutrizionista una breve introduzione appunto per dirvi quanto alimentazione e stile di vita sicuramente sono importantissimi nel ridurre i rischi dell'alimentazione, quanto l'ambiente e la malgestione dell'ambiente causa molte morti, e come tutte queste cose e queste variabili determinino il nostro stato di salute. E appunto in questo il cibo ha un ruolo fondamentale, talmente tanto fondamentale che inizia già in età fetale, perché il cibo, e ce lo spiegano due scienze che sono l'epigenetica e la nutrigenetica, non riempiono solo la nostra pancia, ma vanno ad agire sul DNA esattamente come agiscono sul DNA tanti inquinanti a cui noi siamo esposti, e quindi possono conferire una protezione se sono prodotti in un certo modo, e quindi comunque se sono dei prodotti biologici. Possono invece crearci dei problemi se si portano dietro dei contaminanti. In questa ottica è importante appunto che la produzione degli alimenti sia sostenibile, salutare, come ci dice il codice di prevenzione del cancro, e sia sostenibile per l'ambiente, perché noi sappiamo che ci sono delle produzioni che determinano più di altre un grosso inquinamento in termini di gas serra e un grosso dispendio delle riserve idriche, come per esempio gli allevamenti intensivi, e quindi fonti di proteine che però da un certo punto di vista, quando parliamo sempre di produzioni intensive e non biologiche, che determinano un impatto sull'ambiente che è molto importante. Cosa ci dice il codice europeo? Che fondamentalmente la nostra alimentazione per essere sana deve essere basata prevalentemente su alimenti vegetali, tant'è che appunto Bruno ha ricordato che un po' per motivi salutistici, un po' per motivi etici, c'è una grossa tendenza ad avere una crescita delle persone che sempre di più si avvicinano a un'alimentazione più vegetariana, alcuni in maniera più estrema e più rigida ad una alimentazione vegana. In questa ottica i functional foods si integrano benissimo in quella che è una dieta, e tanto per dirvelo, perché probabilmente è una definizione che non tutti sanno, un alimento funzionale deve essere reperibile, convenzionale, di uso quotidiano e inseribile dentro una dieta. Quindi gli alimenti funzionali devono rimanere alimenti e devono dimostrare delle proprietà che sono state preventivamente accertate. Quindi cibo funzionale vuol dire che determina un apporto utile alla salute. Sono dei gruppi vasti ed eterogenei, ci sono degli alimenti che hanno già naturalmente, costituiscono naturalmente dei functional food, perché hanno dei componenti bioattivi che sono già nutraceutici di per sé. Un alimento funzionale può essere anche un alimento che viene arricchito di un altro alimento, di una sostanza esogena, che ne conferisce un maggiore valore. Vi chiedo, tanto per vedere se siete attenti, un alimento funzionale della nostra dieta. Voi lo conoscete? Un alimento che può essere definito funzionale? La mela. La mela, l'olio extravergine d'oliva. Sicuramente è un alimento funzionale. E vedete, sono definiti già dall'International Food Information Council e dal Lifestyle Institute of North America che sono cibi che hanno virtù sicuramente benefiche per la salute. Quali sono i principali
azioni che possono avere gli alimenti funzionali, possono rallentare l'invecchiamento cellulare, qui non parliamo di rughe, rallentare l'invecchiamento cellulare significa rallentare tutti quei processi che in qualche modo compromettono quello che è lo stato di salute di un individuo, quindi il well aging, cioè l'invecchiare bene, significa avere il più possibile la funzionalità metabolica, diciamo, prolungata nel tempo ed efficiente. Rafforzano il sistema immunitario, migliorano le funzioni intestinali e riducono i rischi per patologie generali, cardiovascolari e anche tumorali. Esistono una grossa varietà di categorie di alimenti funzionali, avete probiotici, prebiotici, simbionti, vitamine, le fibre stesse possono essere definite, sono definite delle, come ad esempio anche i fitati possono essere definiti degli alimenti funzionali, i grassi minerali e degli estratti vegetali. Tutte queste categorie sono accertate alimenti funzionali perché portano dei benefici e appunto l'olio extravergine di oliva è uno di quelli che le apporta naturalmente. Entrando in merito a quella che è l'alga spirulina e al suo ruolo, diciamo, come functional food, innanzitutto diciamo che è un biorimedio e è ecosostenibile, quindi già partiamo con uno dei prerequisiti. È appartenente alla famiglia dell'oscillatoriacee, si dico bene, e sono alghe originarie dalle zone equatoriali e dall'Africa, dall'alghe centroamericani ed africani. Esiste nell'alimentazione da moltissimo tempo l'alga, venivano essiccate, guardate che dai tempi dei romani esistono, per cui l'impiego, noi siamo degli innovatori, ma in realtà i romani sono stati dei grossi innovatori, lo sappiamo già adesso, anche in termini di edilizia sono stati dei grandi innovatori. E dal 74 è stata definita l'alimento del futuro, quindi giusto dire che nel commercio, diciamo, soprattutto diciamo, in regioni asiatiche, diciamo che la spirulina è entrata un po' prima di noi. Quali sono le caratteristiche nutrizionali? Un po' erano state leggermente accennate, un buon contenuto proteico, un buon contenuto di grassi, prevalentemente poliinsaturi, carboidrati e fibre e poi componenti che definiamo minori come quantità ma che hanno un ruolo importantissimo perché sono minerali come il ferro e come il calcio. Se vi faccio pensare al calcio, cui fa bisogno per esempio aumenta moltissimo in gravidanza, aumenta moltissimo in menopausa, capite già come questi aspetti possono già andare a come dire, riferirsi nutrizionalmente a delle categorie specifiche. Ci sono un vario spettro di vitamine e poi ci sono dei componenti antiossidanti e antinfiammatori come le fitocianine che alle quali viene attribuito un ruolo importante antinfiammatorio e anche di detossificazione. Nel dettaglio, giustamente è stato citato la necessità delle proteine e del contenuto proteico soprattutto nelle diete vegane e vegetariane. Il contenuto proteico della spirulina su peso secco riveste circa il 70% del contenuto, guardate 10 volte più quello della soia, che è un legume che è diventato, diciamo, familiare nella nostra alimentazione, e 3 volte quella della carne di manzo. Ha una complessità e una completezza degli aminoacidi essenziali. Cosa significa? Gli aminoacidi essenziali sono quegli aminoacidi che noi non sintetizziamo, ma dobbiamo assumere attraverso l'alimentazione. E la spirulina ce l'ha. Tra l'altro contiene anche gli altri aminoacidi, non solo quelli essenziali, per raggiungere una complessità di 18 su 20 totali aminoacidi. Quindi direi che dal punto di vista proteico è veramente complessa e completa. Inoltre la presenza di fenilalanina conferisce quella caratteristica di dare senso di sazietà, che dal punto di vista nutrizionale, capite bene, non è trascurabile. Questo la rende una valida alternativa. Io qui non ho messo l'allevamento biologico, ma la maggior parte delle carni purtroppo che arrivano invece al supermercato e che la maggior parte di gente consuma è di questo genere, quindi vale la pena di pensare che è una valida alternativa non solo per vegani e per vegetariani, ma per tutti coloro che vogliano ridurre un po' quelli che sono i contenuti di carne e eventualmente di latticini. Tutto questo per sfatare un mito, perché a fronte del fatto che esistono
diete Tukan, diete basate iperproteiche, chetogeniche, basate su eccesso di proteine, in realtà le proteine animali a lungo termine, se escludiamo quelle del pesce, ingrassano piuttosto che far dimagrire, per cui la proteina vegetale diventa un'alternativa utile anche nelle diete che sono mirate un pochino alla perdita di peso. Composizione di carboidrati che è utilissima per a scopo energetico e caratterizzata da glicogeno e rammosio, che sono due zuccheri che hanno un basso indice glicemico, pertanto sono molto utili nel conferire energia ma mantenere a lungo il senso di sazietà e quindi non creare subito una ipoglicemia reattiva. Dei lipidi e della componente lipidica è importante ricordare non soltanto l'acido oleico e linoleico, ma anche il gamma omolinoleico, che è un acido grasso importante della linea omega 3, che non è particolarmente biodisponibile ed è contenuto per esempio nell'olio di borragia e nel latte materno, e che invece la spirulina contiene in una quantità di circa 100 mg per 10 g di spirulina. Questo è un aminoacido molto importante perché ha una caratteristica antinfiammatoria, aiuta a rimuovere colesterolo dalle arterie. E in questa slide, in questo lavoro, si vede come questo tipo di acido grasso è importantissimo proprio nella riduzione delle morti cardiovascolari. Una complessità di carotenoidi che non sono caratterizzate da una singola specie ma da un insieme di specie, quindi tutto questo conferisce un valore aggiunto a quello che è il pattern antiossidante. E poi il contenuto di vitamina idrosolubile e vitamina B, che è un buon contenuto, ma sfaterei un mito, e questo è un concetto importante, perché sebbene la spirulina è ottima per i vegani e per i vegetariani dal punto di vista proteico, non sopperisce a quello che è il fabbisogno di vitamina B12 che un vegano invece deve assumere assolutamente come integrazione. Quindi questo è importante che sia sfatato, perché la spirulina non è sufficiente come fonte di vitamina B12. Vitamine liposolubili, minerali come il calcio e il fosforo, pigmenti come la fitocianina che vi avevo accennato, molto importante. Poi una componente glicolipidica e disolfolipidi, questi sono stati molto studiati perché attivi contro il virus HIV. Quindi vedete che completezza di composizione che ha l'alga spirulina. E un dato importante è che questa sostanza, la ficocianina, è anche molto utile nella detossificazione, nel ruolo antinfiammatorio, ossia riduce i danni da deltametrina. Vi riporto velocemente a quella slide iniziale che vi ho fatto vedere, il contributo del cibo che può essere stimolo al DNA, ma se si porta dei contaminanti, ovviamente quei contaminanti agiscono sul DNA. E la ficocianina della spirulina ha la capacità di detossificare anche da metalli pesanti, quindi conferisce una protezione anche qualora si sia esposti a contaminanti alimentari. Nel 2012 la Food and Drug Administration ha raccomandato da 3 a 10 grammi al giorno giornalieri come integrazione per effetti salutistici, e l'EFSA approva il claim che è utile nel controllo glicemico, quindi sicuramente un claim salutistico importante se pensiamo al fatto che il diabete sia una patologia purtroppo molto comune e frequente nella nostra popolazione occidentale. Altri effetti nutraceutici della spirulina, che è associata a dosi che possono andare da 1 grammo a 200 grammi, oltre alla riduzione della glicemia, alla riduzione della pressione sanguigna, ai livelli di trigliceridi, alla riduzione del colesterolo, ed è anche un potente antianemico. Esistono studi nei bambini, negli atleti e negli anziani. Agisce sulla steatosi epatica non alcolica, quel famoso fegato grasso che viene alle persone che mal si alimentano, quindi un effetto sulla detossificazione sempre epatica, e poi un'azione antinfiammatoria e antiossidante. Un ruolo importante ce l'ho anche sul microbiota intestinale, oggi molto attuale, perché sappiamo che dal microbiota dipende tutta la nostra immunità e tutto il nostro stato di salute. Quindi se da una parte la spirulina è un'azione antibatterica e quindi è in grado di fare da barriera e non far arrivare quelli che sono i batteri a livello intestinale, quindi da una parte è una protezione,
con i suoi aminoacidi funge da probiotico, cioè fornisce del materiale che alimenta lattobacilli e bifidobatteri, che sono le specie più utili che colonizzano il nostro intestino e che producono acidi grassi utili proprio alla salute, come l'acido butirrico, che sono appunto acidi grassi antinfiammatori. E sulla salute del microbiota, vedete, non ci localizziamo solo sull'intestino, ma da un buon funzionamento dell'intestino dipende il funzionamento di tutti gli altri organi e sistemi, dal sistema neurologico al sistema respiratorio, al sistema urinario e a quello, diciamo, cardiovascolare. Agisce anche come stimolatore dei globuli rossi e dei globuli bianchi, pertanto agisce sia sull'immunità mediata che sull'immunità innata. Questo è il motivo per cui ha delle grossissime proprietà anti-anemiche, come avevo citato prima in alcuni lavori. E questo studio, invece, fatto su dei corridori che sono stati supplementati con della spirulina, prima e dopo una dieta comunque ad elevato contenuto di grassi, si vede come la spirulina riduca i livelli di trigliceridi postprandiali e riduca un po' quello che è il colesterolo totale, lasciando delle piccole modificazioni che non sono significative invece per quello che riguarda l'HDL colesterolo, quindi comunque da questo punto di vista l'aspetto è positivo. Quali sono i vantaggi, quali possono essere i vantaggi dal punto di vista nutrizionale della pasta con la spirulina? La presenza di spirulina, vi ho già detto, riduce il senso di fame proprio per questo contenuto proteico importante, limita l'assunzione dei carboidrati e quindi aumenta anche quello che è l'apporto di vitamine e di sali minerali. Riduce l'assorbimento dei grassi, fornisce un maggiore senso di sazietà, ha un basso indice glicemico, quindi va bene per tutti, ma è ottima anche per chi deve seguire delle diete speciali, come per esempio appunto i diabetici che vi ricordavo. E poi la ricchezza di micronutrienti, Bruno ha citato e lo confermo, c'era Pollack nel 2005 che ha scritto già un lavoro molto importante in cui in alcune produzioni prevalentemente vegetali e ortofrutticole cita dal 60 all'80% di perdita di sostanze micronutrienti, bioattive e polifenoliche, quindi il fatto che sia ricca di micronutrienti e di sostanze bioattive, questo è un valore aggiunto. Grazie per l'attenzione, ricordatevi che quando mangiate, mangiate anche per il DNA. Posso chiedere una cosa che diceva per la testa, che se non do risposta poi non ci sto bene. Questa spirulina naturalmente sarà essiccata a bassa temperatura, penso. Sì. E volevo chiedere, ma metterla nella pasta che poi va cotta, non diminuisce la sua potenzialità nutritiva? Allora, dipende da che tipo di contenuti. Tendenzialmente quando la parte, diciamo, che potrebbe essere più sensibile è il contenuto di polifenoli, però si è visto che, diciamo, cotture brevi possono dare una certa perdita, questo lo so piuttosto bene per le verdure, ma non si degradano completamente. Per quello che riguarda sicuramente la parte proteica o altri nutrienti tipo il calcio, tipo il minerale, tipo il ferro, no, perché se pensi alla carne che viene fatta sul barbecue viene abbrustolita, comunque il ferro c'è, quindi direi che la parte, diciamo, più sensibile potrebbe essere un po' la parte polifenolica, però tendenzialmente in base alle cotture non viene ne viene perso un 20%, ecco, non ne viene persa. E come nutrizionista potrebbe essere meglio prendere la pasticca di spirulina e la pasta? No, come nutrizionista io sostengo che l'integratore poi singolo mi fa venire la pelle d'oca e mi fa drizzare i capelli. Prima ho sentito parlare tanto di mercato farmaceutico, per carità, quello è marketing. Io parlo di salute e ho ribadito il concetto che, per esempio, nella spirulina i carotenoidi sono tutti insieme, perché dobbiamo imparare a pensare che innanzitutto è importantissimo che l'intestino stia bene, perché se l'intestino stia bene e il cibo è prodotto bene ed è ricco naturalmente, tutti quei micronutrienti sono in sinergia ed è così come ce l'ha messi, così come sono stati messi, noi li assorbiamo.
È inutile prendersi una spirulina se poi l'intestino non funziona. L'intestino funziona se noi ci alimentiamo bene. E gli alimenti devono essere la nostra nutraceutica, non deve essere l'integratore, il più possibile. Cioè l'integratore va dato quando c'è carenza, altrimenti non ha senso darlo, questo dal mio punto di vista. Grazie. E non so se ci sono altre curiosità, domande prima di passare. Quindi quando parliamo anche dell'utilizzo della spirulina in quel caso viene, è un functional food, viene integrata in un alimento, quindi non so, è come dire fare una pasta al legume. Io intendo dire la pasticca concentrata, no? E io mi prendo la spirulina, poi magari mi mangio una fottitura di junk food, però sto tranquillo perché insomma, è un conto invece fare un cibo funzionale. Esatto, è un po' come dire, sì, è come produrre per esempio un olio extravergine d'oliva ricco di idrossitirosolo, cioè se io ho 5 mg per 100 ml, quello mi diventa un nutraceutico per canale farmacia, perché diventa un nutraceutico. Stessa cosa, attraverso l'alimento è una cosa diversa che prendere la pasticca isolata. Proprio l'innovazione della pasta arricchita, cioè un prodotto tradizionale che diventa innovativo nel momento in cui lo arricchiamo con, in questo caso, la spirulina. Cioè l'innovazione sta proprio nel pensare la tradizione sposata all'innovazione. Certamente, è qualche cosa di analogo qui, in questo caso è ancora più, mi viene da dire, fisiologico, perché andiamo ad aggiungere direttamente una fonte che poi è tutto un complesso. Però non so, si sta sviluppando anche un mercato per esempio con un'aggiunta di vitamina D o con un'aggiunta di folati, perché ovviamente sappiamo che un'alimentazione particolarmente povera di folati, la vitamina D è un problema che riguarda vegani, vegetariani e onnivori, purtroppo, un po' per l'effetto serra, un po' per tutta una serie di motivi. Quindi a maggior ragione questo è ancora più naturale, perché noi andiamo a mettere direttamente un complesso di molecole bioattive, non andiamo a mettere una singola sostanza, quindi è sicuramente un aspetto nutrizionale molto più interessante per un functional food. Grazie. E passo la parola ad Eleonora Maldini per la parte conclusiva, perché come dicevamo noi vogliamo andare avanti con il progetto, speriamo di portarlo in fase 2 e di essere finanziati ancora una volta per arrivare appunto sulle tavole dei consumatori italiani con questo prodotto. Prego. Ve lo auguro, tanto ve lo auguro che potete superare. Io purtroppo è dipendente dalla mia volontà. Allora, io sono una funzionaria della Regione Marche, insieme ad altri due colleghi supportiamo il dottor Bordoni, che è responsabile di questa misura del PSR, che oggi non è potuto venire e quindi vi porto i suoi saluti. Allora, questa misura dà l'opportunità, come anche Francesco ha accennato prima, all'applicazione di idee innovative, soprattutto a partire dal settore agricolo. E questa possibilità può essere data solo tramite il sostegno e la costituzione dei gruppi operativi, che sono il fulcro, l'hardcore, come si dice, il nucleo operativo dell'applicazione appunto di idee innovative. E il gruppo operativo è un po' la concretizzazione del concetto l'unione fa la forza, perché è un insieme di soggetti che vanno dal mondo agricolo al mondo della ricerca e ad altri soggetti della società civile, che normalmente non dialogano tra loro, e invece solo insieme si può fare qualcosa e ottenere dei risultati tangibili e ottimali, e spesso anche in maniera più veloce. E quindi il gruppo operativo ha proprio diciamo, si concretizza nell'obiettivo della misura, che è questo,
qui che ho scritto, che è rinsaldare i nessi tra agricoltura, silvicoltura, produzione alimentare, ricerca e innovazione. Questo concetto si è sviluppato a livello europeo tramite la strategia Europa 2020, che è una strategia in cui si punta ad affrontare le sfide future con un occhio, un'ottica ovviamente verso la sostenibilità ambientale, che non può essere più omessa ovviamente, e quindi arrivare a dei risultati concreti tramite anche i partenariati europei per l'innovazione, costituiti proprio appositamente per questa strategia. E in effetti questi partenariati europei cosa fanno? Sostengono la cooperazione multidisciplinare per raggiungere più velocemente e, aggiungo, in maniera più ottimale i risultati nella ricerca. Il PEI Agri è un sottogruppo del PEI e ovviamente ha tutto questo è mirato al settore agricolo. Il PEI ha individuato delle tematiche preferenziali, degli obiettivi, più tematiche dove bisogna puntare più l'attenzione e quindi le tematiche vanno dalla biodiversità, al basso impatto ambientale, cambiamenti climatici, qui c'è molto di ambientale, alle energie rinnovabili, all'assetto idrogeologico e poi la sesta tematica l'ho evidenziata perché è un po' quella della tematica del progetto che stiamo illustrando oggi, che è la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari e i cibi funzionali di una dieta sana e equilibrata. Quindi è una tematica proprio che viene evidenziata come necessaria, ecco, per portare avanti queste idee. Brevemente cercherò di essere meno tecnica possibile. La misura 16.1 si compone di due fasi. La prima fase è già stata avviata ed sta per finire, è la fase di setting up, dove si deve costruire il gruppo operativo. Quindi, visto che vi ho detto prima, il gruppo operativo è l'hardcore, deve essere costituito in maniera migliore possibile, perché i mondi sono diversi. Le lingue spesso non sono le stesse, quindi bisogna avere tempo anche per formare dei legami che poi devono essere forti per affrontare la fase 2, che è proprio il progetto operativo. Oltretutto la prima fase, la fase setting up, serve anche a raccogliere delle informazioni, a coinvolgere nuovi soggetti magari che sono interessati e interessanti dal punto di vista di portare avanti il progetto stesso. E poi ovviamente la prima fase, sento un po' tutti ultimamente stanno predisponendo il piano per presentare poi la fase 2. Quindi entro novembre arriveranno le rendicontazioni. Volevo dire, nella prima fase sono stati presentati 61 progetti, quindi parecchi, siamo stati anche contenti da una parte perché non ce l'aspettavamo. Le risorse finanziarie però hanno potuto rendere finanziabili solo 22 progetti, di cui uno è questo di cui parliamo oggi. La seconda fase sta per uscire, il bando era già pronto ad aprile, ma a seguito degli eventi sismici il PSR ha potuto usufruire di fondi ulteriori aggiuntivi, diciamo post sisma, e li stiamo aspettando perché da questa nuova rimodulazione anche questo bando avrà delle risorse aggiuntive che li predisponiamo anche per aumentare il massimale del contributo, perché abbiamo visto, ecco, che i progetti sono belli, sono importanti e quindi cerchiamo anche di dargli un sostegno finanziario in più. Quindi l'uscita è legata a questo. Il bando, essendo pronto da aprile, intanto si è pensato di far uscire un'informativa in cui sono presenti gli elementi essenziali del bando della fase 2, in modo tale che il gruppo operativo della fase 1 può già mettersi all'opera. Però queste risorse ci hanno detto che ci sono, e quindi il bando uscirà per novembre, si spera novembre, ogni volta è sempre un mese dopo, ma credo che ormai veramente è quasi definitiva questa data.
Una cosa, questa croce sta a indicare che chi ha partecipato alla prima fase non viene automaticamente finanziato nella seconda. E quindi la seconda fase è aperta a tutti, anche a chi non ha partecipato alla prima fase, quindi la competizione probabilmente ci sarà e alcuni, immagino, di gruppi operativi che non sono stati finanziati proprio per mancanza di risorse nella prima fase, perché nella graduatoria avevano un punteggio minore, probabilmente alcuni presenteranno. Quindi bisognerà, ecco, presentare un progetto competitivo e il più accattivante possibile. Entrando un po' nel dentro e nella fase 2, velocissimamente, i destinatari di questo bando, a differenza di tutti gli altri bandi del PSR, che sono i beneficiari, sono gli imprenditori agricoli, qui appunto c'è il gruppo operativo. Ma il gruppo operativo, visto che stiamo parlando di mondo agricolo, ovviamente deve essere composto almeno da imprenditori agricoli e forestali ed enti istituti di ricerca, perché parliamo di applicazione, sperimentazione, quindi ricerca nel mondo agricolo, quindi agricoltori. Quindi queste due figure devono essere sempre presenti nei gruppi operativi, ma essendo una sperimentazione possono entrare qualsiasi tipologia di soggetto, quindi imprese di trasformazione che tra l'altro sono legate al mondo agricolo o altri soggetti del settore agroalimentare, dei territori rurali, della società civile, quindi le maglie sono abbastanza larghe. Queste sono le azioni che vengono e le attività che sono finanziate. Non ve le leggo, è giusto per evidenziare che non, in questa misura non si finanzia attività di ricerca pura, ma proprio una sperimentazione in campo di un'idea, di un progetto, di una tecnologia particolare, di collaudi, quindi qualcosa di tangibile, di applicativo nella realtà. Anche questo vostro progetto è così ed è stato premiato anche per questo nella prima fase. La divulgazione dei risultati, che è l'ultima attività, in questa misura è stata data molta importanza e infatti lo vedete nella tipologia C, un minimo del 5% deve essere prevista, perché appunto l'innovazione spesso ha anche futuro se vengono coinvolti sì altri soggetti interessati potenzialmente al progetto anche nel futuro, ma anche alla popolazione, alla cittadinanza. Oltre ai costi per la divulgazione ci sono i costi specifici del progetto, quindi finanziamo il prototipo, il test, le prove di laboratorio, i studi di fattibilità, come pure ovviamente il coordinamento del gruppo operativo, quindi le missioni e le trasferte, i vari incontri che si fanno, eccetera, eccetera. Allora, questa è un po' la slide per farvi capire i criteri di selezione, visto che appunto vi ho detto che le domande probabilmente saranno numerose, ci sarà una commissione di valutazione che valuterà qualitativamente il progetto, attribuirà dei punteggi e effettuerà una graduatoria e da lì ovviamente si scorrerà fino a che c'è una disposizione finanziaria. I pesi sono diversi e i criteri sono diversi, hanno un peso diverso, vi elenco solo quelli che hanno un peso un pochino più significativo. Ovviamente il progetto deve rispondere agli obiettivi, i 7 obiettivi che vi ho detto prima. Se ce ne sono 2 rispondenze, la rispondenza è di per 2 obiettivi, ovviamente il peso è di più. Il punteggio è di più, se è una corrispondenza di 1 di quei 7 a metà, se non corrisponde ovviamente si va fuori dalle tematiche preferenziali individuate, quindi non si dà punteggio. Il GO, ovviamente qui un 15% è importante, perché il GO deve essere completo, quindi tutti i soggetti complementari per dare appunto peso e forza al gruppo operativo, ma ovviamente corrispondenti, non ci devono essere soggetti che parlano e si fanno altre cose rispetto a quello che è poi il progetto stesso. Il grado di innovazione ovviamente è il peso maggiore. E questo è un criterio aggiunto dopo questa rimodulazione, in cui se ci sono progetti che prevedono investimenti all'interno del cratere sismico, ovviamente si dà anche un punteggio anche per questo, proprio anche a giustificare le nuove risorse.
Ecco, allora, volevo un attimo rimarcare sull'ultima frase in rosso, attenzione alla presentazione e le informazioni utili. Allora, io non so chi sarà la commissione di valutazione, quali saranno appunto i criteri che si darà alla commissione per valutare, però ho visto che nella prima fase la commissione, di cui io ero solo la segretaria, quindi non facevo parte della... non ero dentro la commissione, aveva dato molta importanza a come era stato illustrato il progetto e la chiarezza nell'obiettivo. Quindi l'obiettivo deve essere proprio pratico, no? Applicativo. Sono stati presentati progetti bellissimi a livello anche proprio filosofico, veramente stupendi, ma poi stringendo dice cosa vogliono fare quelli, e ovviamente sono andati, hanno avuto un punteggio molto basso. Quindi attenzione a questo, ma vedo che la concretezza qui c'è. I progetti possono avere una durata dai 2 ai 3 anni, il contributo che si può richiedere è a scelta, suddiviso a seconda se gli investimenti sono all'interno del cratere o fuori. Allora, brevemente cercherò di spiegarvi adesso giusto per chi è più interessato. 300.000 euro di base, che serve a spese di personale, investimenti e tutto quanto. Si aggiungono a questi 300.000 euro di base altri 300.000 euro dedicati solo appositamente ad investimenti all'interno del cratere del sisma. O se gli investimenti non ci sono, aziende o partner o investimenti all'interno, ci sono comunque 100.000 euro in più ai 300.000 di base. L'intensità di aiuto è pari all'80% delle spese ammesse di base, tale livello si eleva al 100% se si aderiscono a questi 4 obiettivi, che è la tutela della biodiversità, basso impatto ambientale, conservazione e sequestro del carbonio e tutela dell'assetto idrogeologico. Sotto è per dirvi che i contributi vengono dati a se ci sono dei prodotti, come in questo caso è la pasta, al di fuori dell'allegato 1 del trattato, dove l'allegato 1 sono solo i prodotti agricoli che vengono proprio direttamente dalla terra e non trasformati come la pasta. Quindi chi presenta progetti al di fuori dei prodotti del trattato dell'allegato 1, il regime è de minimis o aiuto di Stato con delle percentuali di contributo diverso, ma poi ecco, chi ovviamente presenterà il progetto può chiederci tutte le informazioni possibili per questo. L'ultima slide per dirvi che non vi sto a dire, questa è la documentazione appena inammissibilità, cioè se non si presenta questo ovviamente il progetto viene rifiutato, ma vi volevo soltanto dire che questo gruppo operativo deve formalmente essere una ATI o una ATS, quindi deve essere ovviamente diventato proprio a livello proprio notarile, deve essere formalizzato, ma insieme all'atto costitutivo ci deve essere un accordo di cooperazione e un regolamento interno, indispensabili questi due documenti proprio perché essendo il gruppo operativo formato da soggetti che hanno dei linguaggi diversi o delle comunque costituzionalmente sono diversi, ci deve essere dei documenti che mettono proprio per iscritto i vari legami tra i vari soggetti, proprio per evitare poi di trovarsi dei contenziosi o comunque dei litigi all'interno, proprio perché il gruppo operativo deve essere compatto, deve andare avanti bene insieme per raggiungere questo obiettivo. I soldi vengono dati e quindi ci deve essere anche una garanzia, no, nel portare avanti certe cose. E quindi con questo concludo, poi se noi siamo a disposizione per qualsiasi dubbio, il bando è complesso per cui noi siamo a disposizione. Grazie. Allora, prima di innanzitutto vi invito a rimanere perché ci sarà una degustazione di prodotti a base di spirulina, quindi vi invito a rimanere per pranzo. Prima di passare la parola a Luana Pedroni, c'è un intervento di Mariano Landi, una nostra vecchia conoscenza, ci ha aiutato in diversi aspetti in passato legati alla promozione dei prodotti agroalimentari. Prego.